non solo mappe che posso praticamente importare in qualsiasi momento nel mio T-pad, ma anche Google Earth. Nel momento in cui io seleziono all'interno, vedete, del menu in alto a destra il tag esportazioni, posso addirittura come azioni aggiuntive andare a visualizzare su Google Earth. Mi si chiede su cosa voglio, Android mi chiede su cosa voglio visualizzare, ecco che in automatico mi fa vedere il mio rilievo che ho eseguito. Ovviamente è necessario avere installato Google Earth sul proprio dispositivo, ma qui vado a vedere tutti quanti i miei punti divisi poi sui vari layer, così come abbiamo lavorato all'interno del nostro T-pad. Ancora, se volessi tornare nel mio T-pad, una volta che ho lavorato, posso esportare su file hash generico e quindi poi andare in qualsiasi software di topografia, o ancora esportare DXF o KML se voglio far vedere il mio lavoro a qualche collega o al mio cliente. Una volta che seleziono esporto su file hash generico, posso andare a selezionare tutti i punti e andare a scegliere poi le varie colonne che voglio andarmi ad esportare, così poi posso lavorare su qualsiasi software di topografia. E ancora, posso andare poi nello stesso modo a importare un file hash che ho lavorato oppure un DXF.